Ciao. Madonna, che narici belle che hai. Visto. Quanto costa questo? Io sono Mates. Come mai qua Sasha ha tipo 50 anni in più? Qua è quando si traveste, che va in giro il sabato sera. Perché ho spento. Però no. Ma perché la... se fosse acceso sarebbe proprio una festa. Yeah. Esatto. Yaoi, sta cosa. Le invasioni sebarbariche continuano. Stavolta Sebastiano Serafini invade casa dei Mates, o meglio, di Stefano Lepri, ovvero Stefani, e Salvatore Cinquegrana, ossia Surreal Power, con la partecipazione speciale di Tudor Laurini, in arte Klaus. Dopo aver fatto conoscere ai Mates lo zucchero filato gigante di Harajuku e i piaceri del buonissimo natto mentre erano a Tokyo, questa volta Seba, utilizzando lo scusone di una miracolosa ceretta per i peli del naso come cavallo di Troia, introdotto nella loro abitazione per regalarvi un vero e proprio tour della casa in esclusiva, che manco le nozze di Brangelina, guarda. Inoltre ha buttato via la spazzatura per fare l'ecologista e per farsi perdonare dell'invasione, forse. Ciao. Arriva la dedica di... Ciao. Madonna, che narici belle che hai. Visto? Mamma mia. Tutte e due. Ah, questa è Buster Ball. Sì, esatto. Che bello. Ma io volevo quello di Vegas. Cosa? C'è anche in giapponese? La faranno. Ma qua dentro la faranno in giapponese? No. Qua dentro c'è la storia di tutti e quattro. Tutti e quattro cosa? Noi Mates. Ah, ok. Tutti Vegas, Turri, Stephanie, Sasha. No, però aspetta, posso fare vedere la... Dov'è che è finito la custodia dei... È proprio uguale anche alla foto, anche la posa. Ah, di là. Dov'è che è? Dov'è che è finito il libro dei Mates? Nota le 5 differenze. Quanto costa questo? 12 euro. Tipo, ti puoi fare 12 cerette con lo stesso prezzo. Cioè, vedi, in Giappone vendono cose diverse, però... Ah, ma ci sono anche i disegni. Sì, io però... Chi è che l'ha disegnato? Quello che è scritto qua davanti. Bravo! Questa è Yu-Gi-Oh, no? Sì, io giocavo a Yu-Gi-Oh da piccolino. Perché c'è la bilancia? Perché da piccolino ero molto cicciottello. Però scusa, ma io quando avevi iniziato a fare video eri molto magro, giusto? Più o meno sì, ero già. Avevo già passato il periodo di cicciottezza. Questo che sarebbe, scusa? Vegas. Ok. Vedi che faceva le arti marziali. Ok. Vabbè, comunque me lo leggo. Quindi se me lo leggo cosa imparerò di voi? Ti facevo schifo. Un bel pezzo, ma vabbè, ti mancherà ovviamente tanto. E il resto lo vedo nel film. Esatto. Ma cos'è, sì? E le canzoni le ascolto su Amazon? Non posso tenerlo questo, no? Certo. Ah, sì, è mio? Per te, te lo regaliamo. Che emozione, oh. Fallo leggere anche a Marco Togni. Perché? Con loro non ci ha incontrato. Come non ci ha incontrato? Marco, porca miseria, sei venuto in Giappone, ci stavo verso di vedersi. Ma come mai non l'avete incontrato, scusa? Non c'era in quei giorni là. Ah. Cos'è questo? Cos'è? Uno dei regali che ci fanno. Bello. Questi sono tutti i regali, tutte le cose che vedo. Sì. Ciao a tutti, sono a casa di Mates. Ciao, io sono Mates. Bene, allora io ho iniziato YouTube per colpa sua, quindi adesso lo faccio un po'. E niente, allora vabbè, vi faccio vedere il divano. Questi sono altri cappellini, sono vostri questi di DuckTale? Sì, no, li abbiamo rubati sul... Ma li avete rubati per davvero? Sì, cioè rubati, li abbiamo presi da un set in cui siamo stati. Senza pagarli, bene. Questa, come mai avete Marilyn Monroe qui? Fammi un po' il tour della casa, dai. Iniziamo dall'entrata. C'è tanto disordine qui, quindi... Non è vero. Beh, abbiamo questi fogli originali di Leonardo da Vinci. Originali? Sono costati sì, tipo 80.000 euro. Ok. Aspetta, però dobbiamo accendere una luce. Funziona la luce. Ah, non funziona la luce, perché qua siamo in una baracca, diciamocelo. Guardami la luce che cade. Ok, mi sembra di essere la vita in diretta, tipo. Cos'è? Quella è l'unica luce che funziona? No, guarda, cade dal muro. Ah, cade dal... Ma no, ma è esotica, sai com'è? Sì. Queste sono luci che userete per i vostri video. È la videocamera che usiamo per vloggare. È veramente quella che usate per vloggare? Adesso infatti sentire un po'. Non romperla, che questa costa. Perché si è staccato? Questa per cos'è? Per quando fate le cose serie? Sì. Ma c'è anche il libro di Minecraft. Io sai che non ho mai giocato in vita mia a Minecraft. E non lo dico con orgoglio, anzi, lo dico con vergogna. Questo, scusa, è Tudor? No, è Lolo. Che non è Tudor? No, è un rapper. Ok. Che ha scritto una canzone che si chiama Giulio Elia. No, lui si chiama Giulio... E mi ha fatto la terza canzone, si chiama Giulia Elia. Vedo che avete ascoltato molto quest'album. Ah, io l'ho sentito. È tuo amico? Ulisse, sì, lo conosciamo. Ulisse. Sì? Ulisse è una bella canzone. Esatto. Invece Giulio Elia non la conoscere. Nella... Il sentiero di ragno anche è bella. Adesso non lo sentite tutto. Questo è sempre una fan, ve l'ha regalato? Certo. Pulcino. Perché avete la carta igienica qui? No, giusto per sapere. Perché lo usiamo spesso. Sì? Caga.
Bene, queste sono la schedule che hanno le prossime tappe. Vedete London, Paris, Tokyo. Dovete sapere che i mates vanno a tutte le settimane della moda. Fammelo con la pronuncia giapponese. Ok. London, Paris, Tokyo, New York, Berlin, Miami, Stoccolma, non ho idea. Plaga? Non lo so, San Paolo. Plaga. Hong Kong, sai come si dice Hong Kong in cinese? No. Shanghai. Shanghai. Questo l'avete fatto voi o ve l'hanno regalato? Quello abbiamo fatto durante la live di 48 ore che abbiamo fatto a luglio. Ah, quella che ha avuto un sacco di successo. Sì. Guardate, sì, l'albero più triste di Natale proprio. Però no, ma perché se fosse acceso sarebbe proprio una festa, yeah! Esatto. E niente, questo è bello ed è qui da un anno in realtà, non l'abbiamo mai smontato. Davvero? Perché voi siete degli amanti del Natale? No, che siamo sfaticati. No? Ah, ok. No, veramente è qui da un anno? Sì. Vabbè, almeno adesso è di nuovo di Visto? Stagione. Questo comunque era il bellissimo soggiorno, adesso ci spostiamo nella sezione... Cucina? Cos'è questa? Cosa? No, no, è che ci sono rimasto un po' appeso perché ti ho comprato un regalo e non l'hai apprezzato. Io? Sì, potresti adesso sentirti una persona diversa. Ma lo sturanaso? Invece... Non è lo sturanaso, è la ceretta per il naso. Perché non ha un piede Surri? Quello è un po' la visione del futuro. Che cosa accadrà a Surri? Perché perderà un piede Surri? Vuoi dirmi che mi verrà il diabete? Questo è... Quello Giuseppe. Ok. È molto Japan style, diciamo. È molto un look che si vede in Giappone. Cos'è che stai cucinando? Ah, stai facendo il caffè? Stai facendo il caffè? Quelli che avete preso in Giappone? Passiamo ad altro. Perché ci avete tutti questi palloncini? I poker coffee. Posso portarmi a casa i poker coffee? Posso prendere un poker coffee? Che non mangio un poker coffee da anni. Pocket. No, ma tra l'altro è l'unico, c'è tutta la Ferrero, ma gli unici che non vendono sono i pocket coffee in Giappone. O sono difficili da importare. Sai cosa? Perché? Vendo un pacco se ci dai 100 euro e poi li vendi a 200. Davvero? Dici, ma secondo me non funzionano, perché c'hanno... Sai, perché secondo me la giapponese è tipica. No, noi italiani abbiamo la cultura, comunque. Una si prende il cioccolatino così, una giappina, e si sporca. Che se non sai come funzionano. Non è che c'è scritto sulla confezione che ti spacchi. Ma la verità poi... Ma secondo me sì, perché una se lo mangia così non lo sa. Avete fatto la polenta? No, ha fatto la zucca buona. Ah, scusa. La zucca buona di... Mi è piaciuta tantissimo. A voi che siete dei grandi esperti di moda, eh? No, tutte... lui. Tudor? Guarda, fai l'outfit del giorno. Beh, penso che la parte migliore siano le scarpe. Che vengono dal Giappone. Esatto. Poi coi sandali. Import-export. I calzini pure vengono dal Giappone perché li hanno rubati sull'aereo Dubai. Beh, no, quelli non li rubi, te li regalano. Dipende, se rubi quelli del tuo compagno di viaggio. Intanto si fa il caffè, adesso Tudor, che fa il DJ anche, ho scoperto. Fa musica. Ma l'hai ascoltato poi il mio album che te l'ho inviato? Mi era anche piaciuto. Davvero? Sì. Perché? Quale? Ma se era una? No, erano sette. Uno va in bagno, cosa si trova? Sì? Chi è questa meraviglia? Federica Carta. Federica Carta, sono due cantanti? Elisa Maino, sì. Elisa Maino, che sono le mie due cantanti preferite peraltro, io l'ascolto sempre. Lei è la nuova Pausini. La nuova Pausini? Sì. Già una non era abbastanza, ne abbiamo due. Due. No, ma scherzo, guarda che io la Maino proprio... Stavo proprio ascoltando quella prima di vedere Stefani quando l'aspettavo. Questa è camera di chi? Stefano. La camera di Stefano. Come mai qua Sasha ha tipo 50 anni in più? Un po' tutti, rappresenta... Voi nel futuro? È vero, un po' tutti. Guarda Giuseppe, è vero. Cioè, Giuseppe tra al minimo 5 anni. Stefani ha perso 50 kg. Forse è il più simile tra tutti, mi sa che è su Real Power. Questa è qua, è quando si traveste, che va in giro il sabato sera. Ma io voglio qualche dettaglio scottante, non si trova niente. Ok, abbiamo finito il bagno, ci sono due bagni. Guardate che bello questo quadro di Marcello Burlon, volevo farvi notare. Questa è camera di Surreal Power. Guardate che telecamere fighe che ha lui. Guardate, stavo proprio ascoltando la mia musica, tra l'altro. Bene, tante cose. L'hai mai visto Kirby senza cappello? Sì, è pelato. È pelato, sì. Niente di scottante. E dopo il libro. Questa è la felpa edizione speciale Natale 2016. Quella è questa che avete fatto per Nara, vero? Sì. Io sono stato a Nara. E non è stata venuta a Nara, è Kyoto, è vero. No, Nara è la Shika, il personaggio di Shika. Te l'hai detto giusto? Ti ricordi che si dice Shika? Ti è piaciuto dare a mangiare le Shika? Una Shika! Questo è per te, è un regalo. Prova perché è una S. Me la provo? Fatto. Cosa mi stai dando, del ciccione? Vediamo se gli sta la felpa a Seba. Un po' stretta, però è da solo qui. Aspetta. Sì, anche se era un po' più grande, vabbè. Chi la vuole la vendo per 200 euro. Complimenti. No, una S anche questa. Puoi vedere? Questo no, è il però questa ti ho detto no, che questo è il nostro magazzino. Cos'è? Una S questa, non ti sto. Sai che il vostro cappello me lo sono perso?
ma l'avevo detta a Sabrina subito. Proprio il giorno quando eravamo ancora insieme l'ho perso. Ma ci ho rimasto male, l'ho anche cercato. Ma questo è il suo, no? No, è mio. È suo. Bello. Militare, con la retina, quindi... Figo. Posso tenermelo? Sì, solo se butti dall'immondizia per piacere, dai. Ok, questo qua è semi yaoi, sta cosa? Cosa? Yaoi, sai che cos'è? Sì, purtroppo sì. Che è Vegas che prende in braccio Stephanie. Qualcuno dovrà pur farlo. Questi Stefano, sono i vostri personaggi. Sì, no, questo lo so perché comunque non ho mai visto un video di Stephanie. Però ho visto tutte le cover. Perché sono iscritto al canale. Bene, abbiamo il giveaway dei mates che mi hanno regalato tutte queste cose buonissime. C'è un po' di tutto, eh. Sì, non vedo l'ora di regalarlo. Bene, siamo generosi. Sì. Cerchi anche del pollo scaduto da settembre. Ciao. Ci vediamo presto. Sì. Non fare guai. Sì. Ma prendo l'ascensore e vado a piedi. No, vado a piedi. Mezzo piano. Ciao. Ok, finisce così il video. Butto la spazzatura e si torna a casa. Se riesco a capire dov'è. Buttiamo la spazzatura se abbiamo trovato il cancello giusto. Mi sembra di aver capito che è questo. Vabbè, finisce qua il video tour della casa dei mates. Non so se l'ho buttata nel posto giusto. Io ho fatto del mio meglio. Comunque c'è.